Ciao, sono Federica Svrizzi, sono di Udine, faccio parte del FVG del gruppo di Udine, del Brick Team di Udine, e anche come iscrizione all'ITLUG partecipo da ormai un po', sono circa 3 anni che provo un pochino a divertirmi anch'io con questo bellissimo mondo nuovo del Lego. E ho realizzato questa piccola creazione così, intanto che ero incinta di mia figlia, e ho voluto dare un attimino l'impronta sul fatto di creare il Castel Viverna, che è il nome della diorama che ho voluto creare, proprio per far vedere la differenza fra le viverne e i draghi, che sono due tipologie differenti di cose, proprio perché la viverna ha solo 2 zampe, mentre il drago ne ha 4 al posto di 2, che tante persone non sapevano. Ho voluto fare un pochino questa differenza. È il mio terzo diorama, perché in realtà negli altri anni ne ho fatti altri 2, e ho fatto la versione negativa, diciamo, della versione elfica degli Elves di adesso, ed è venuta fuori un pochino così. Ho voluto un attimino ricreare un mondo particolare al modo mio, nella versione più dark possibile della situazione, seguendo appunto l'evoluzione del cartone animato, anche degli Elves, che stava uscendo nel periodo in cui ho cominciato. Ci ho messo circa 5 mesi, e i pezzi, se non ricordo male, si aggirano su per giù su un 12.000 circa, poco più, poco meno, siamo su quella cifra. E per realizzarlo hai usato dei set ufficiali, hai ordinato pezzi sciolti? Allora, come set sì, ho preso tanti set, perché purtroppo nel Bricklink i colori che a me servono ce ne sono pochi, e mi trovo molto meglio prendendo i set, e poi coi set distribuisco i colori in base a quello che mi serve di più o meno. E ho preso però anche tanto sfuso, e col suo sfuso ho fatto quello che le scatole non avevano al loro interno, per poter fare quello che mancava, che mi serviva. Tanti pezzi li ho presi sul Bricklink, tanti altri li ho trovati all'interno dei set, solo Elves però, non ho preso altri set, perché i colori sono molto diversi, non cozzano come tipologia anche di forme, non si abbinano tanto bene poi allo stile, che a me piace mantenerlo proprio più possibile fedele all'inizio del prototipo che è stato creato dal Lego stesso. Partiamo dalla torre più grande, che è una torre che ho ideato per prima senza il modello del computer. Mi piace molto ricrearlo a mano, non vado a usare le tecniche del computer per poi crearlo, quindi è venuta fuori così. Si muove in 3 sezioni, abbiamo la parte bassa, che è strutturata con all'interno, ogni stanza c'ha la propria ambientazione, perché ho voluto anche mettere all'interno le varie scene più possibili visibili. Adesso non si vede l'illuminazione, ma ci sarebbe anche quella, che purtroppo con l'ambiente in cui siamo oggi l'illuminazione l'ho lasciata spenta, perché non è così forte per poterla vedere per bene. Al buio sicuramente rende molto di più. E poi abbiamo la parte sotto, ci sono le cucine, qui abbiamo la parte della libreria. In mezzo ho voluto fare la camera con il letto al baldacchino, la salita con la scala all'interno che porta alla torre che gira. Questa torre gira tutta, si può girare in tutti i modi, in base a come si vuole girare. Prima o poi la farò anche motorizzata, vediamo se riesco, con un po' di tempo riuscirò a fare anche questa cosa. E la torre, della parte principale della torre, con le viverne che stanno a
al loro cospetto per controllare tutta la situazione intorno al castello e fare da guardia, diciamo così, degli elfi buoni praticamente. Qui abbiamo l'altra struttura, l'entrata principale del castello, con la scena appunto della difesa e la stanza superiore dove c'è, ho voluto ricreare un pochettino le pozioni, gli intrugli, perché c'erano molte cose da mangiare anche, hanno pasticcini, e allora ho detto boh, vediamo di fare la stanza delle pozioni, degli intrugli, e allora ho fatto un pochino quella. Dall'altra parte tutta la zona fuori del bosco, molto basso, per avere questo aspetto più cupo possibile, con le piante rampicanti, le piante mangi con le denti. Ho fatto un pochettino il bosco basso proprio per ricreare questo aspetto, le volpine, tutti i personaggi che stanno a ricreare un po' questa battaglia particolare, e la torre della prigione dove all'interno ci sono le catene, cioè tutta ricostruita all'interno. Si vede un po' di meno, però ho voluto dargli l'aspetto molto cupo, le catapulte, tutta la parte di preparazione alla battaglia e la torre, anche questa gira, con anche tutti i ponti, con le piante sottostanti, le scalette con i vari omini adibiti appunto con bastoni e bomba a mano, tutto quello che è negativo possibile l'ho trovato e l'ho messo su. Il treno invece è parte del primo diorama che io ho fatto in versione invece positiva, e per oggi, per riuscire a contornare un po' il tutto, l'ho voluto inserire all'ultimo minuto, ed è un pezzo che però risale a 3 anni fa, dove girava appunto nell'altro diorama che avevo creato 2 anni fa, con il castello bianco, che prima o poi metterò assieme, vedremo di fare il diorama grande e unico appena avrò un attimo di tempo. Farò entrambi e li unirò sicuramente, così saranno tutti e 2 grandi. Trasportarlo sarà un piccolo problema tecnico, vedremo come fare. E il trenino elfico, diciamo che è uno dei primi che in realtà io volevo fare, perché ero fissata coi trenini, fissata con gli elfi, avevo tanti draghi a casa in rimanenza, pian pianino ho detto ma tutte queste ali come le utilizziamo, e una sera è nato il trenino così con l'idea, e pian pianino è venuto fuori carino, devo dire, è il mio preferito tra tutti quelli che ho fatto, il trenino è il più, per me è il più bello che ho potuto realizzare fino ad ora.